Salve a tutti, bentrovati. Sono qui in rappresentanza del gruppo comunicazione dei logopedisti di Roma e provincia per presentare un video con importanti aggiornamenti in tema di disturbi specifici dell'apprendimento. Lo faremo con la dottoressa Anna Giulia De Cagno, che è da sempre in prima linea per la tutela della nostra professione, e Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio, che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità e per l'impegno che dimostra quotidianamente. Al termine del video troverete anche risposta alle domande più frequenti e nella speranza che questo piccolo contributo possa essere di aiuto alla vostra professione, auguriamo a tutti un buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti, è con grande piacere che ricordo a tutti gli iscritti della Commissione d'Albo dei Logopedisti l'importante novità che è stata promulgata quest'anno, cioè mi riferisco alla delibera 32 del 2020 che ha recepito un'importante raccomandazione contenuta nell'accordo Stato-Regioni del 2012 in materia di certificazione di DSA. È per noi professionisti sanitari, ma soprattutto per i cittadini, un importante risultato. Vorrei ricordare che la Regione Lazio è stata una delle ultime a deliberare in materia su questo argomento. Questa delibera è sicuramente un primo passo, a cui ci auspichiamo seguirà l'approvazione della legge regionale, sicuramente più esaustiva, anche in considerazione delle richieste di certificazione della popolazione adulta. E quindi con piacere che presento il video inviato dalla consigliera Marta Bonafoni della Regione Lazio, che tanto si è battuta e ha lavorato proprio su questo argomento. Salve, un saluto a tutte e a tutti, un saluto in particolare alla vostra presidente, la dottoressa De Cagno. Sono qua per darvi alcuni aggiornamenti rispetto al percorso che sui DSA come Regione Lazio stiamo facendo dall'inizio di questa legislatura, peraltro insieme a voi, così come insieme all'Ordine degli Psicologi del Lazio. Intanto un aggiornamento sulla legge. La legge sui DSA, che è frutto di due testi diversi, uno di maggioranza e uno di opposizione, che sono stati sostanzialmente accorpati, ha finito il primo iter in Commissione Politiche Sociali e Salute, è in attesa di essere approvata con copertura finanziaria, evidentemente dalla Commissione Bilancio, per poi tornare da noi in Commissione Salute e finalmente approdare all'Aula per la votazione finale. La legge è prossima, ma questo non è stato un ostacolo per l'iter che invece sta proseguendo. Come sapete, all'origine di tutto c'è la delibera 32 dell'inizio di quest'anno, del 2020, che ha dato il via libera al protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale. Noi in tutto questo percorso abbiamo tenuto insieme Regione e MIUR, ufficio scolastico regionale, perché soltanto attraverso un meccanismo virtuoso di collaborazione fra i due enti, il Ministero e la Regione, potevamo arrivare a dama di un'annosa questione che nel Lazio non trovava attuazione. Bene, quella delibera ha dato vita alle linee guida e le linee guida al protocollo, diciamo così, alla griglia che voi tutti e tutte penso abbiate già ampiamente visto e forse anche già utilizzato per procedere verso l'accreditamento non soltanto più, e questa è la novità sostanziale dell'ultimo atto approvato dalla Giunta, non soltanto più alle strutture private in grado di farsi carico dei DSA, ma anche alle equipe multidisciplinari che potranno, attraverso la loro strutturazione, diventare dei soggetti veri e propri da accreditare e quindi capaci di elargire il servizio per i ragazzi, le ragazze e le famiglie. Queste equipe dovranno essere costituite da almeno tre figure professionali, almeno tre vuol dire tre o più figure professionali, ma queste tre figure professionali non potranno che essere uno psicologo, un neuropsichiatra infantile e per l'appunto un logopedista. Cosa facciamo noi
con questo atto che resterà aperto, non è un bando, non c'è una scadenza. Arrivano le domande, l'ASL decide se accreditare o meno, si diventa soggetti erogatori del servizio. Noi abbiamo voluto aggredire qualcosa che non era più sopportabile nella nostra regione, cioè le liste d'attesa per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che nelle scuole, appunto, aspettavano di vedersi riconosciuto effettivamente il diritto allo studio, alle pari opportunità, il diritto all'uguaglianza. Così facendo, come è evidente, ampliamo la platea di coloro che possono erogare il servizio. Questa questione era già importante prima del gennaio 2020, figuriamoci adesso con la chiusura delle scuole, con il Covid, l'emergenza, con una crisi sanitaria che ha impattato in maniera fortissima sulle nostre scuole, che evidentemente rischia di lasciare dei segni ancora più acuti in quegli studenti e in quelle studentesse che hanno dei bisogni specifici e appunto sono soggetti DSA. Speriamo quindi che l'iter dell'accreditamento delle ASL possa essere il più rapido possibile, nel frattempo che l'iter della legge compia finalmente il proprio percorso e quindi di rendere il Lazio una regione più giusta, una regione più vicina alle famiglie, agli studenti e alle studentesse, che sappia fare interagire tutti i soggetti in campo, gli ordini professionali, quindi vi coinvolge direttamente la regione, le ASL, le scuole, le famiglie e i servizi. Buon lavoro, veramente.